benvenuti in questa splendida giornata, in questa splendida conca, a questa inaugurazione. Io sono presidente molto fresco da fine marzo e quindi diciamo ho raccolto il frutto di chi ha seminato prima di me. Quindi in primo luogo Beppi Pividori, che era il presidente prima di me, e suo. Era il famoso sogno nel cassetto che grazie a Roby e anche a Giacomo è stato aperto ed è stato tirato fuori e ora lo vedete qui davanti a voi. Quindi grazie a queste tre persone che hanno portato avanti questo progetto. Ovviamente quando ho sentito di questo progetto non ho potuto fare a meno di aderire entusiasta, soprattutto per quest'idea, cioè per l'idea che questa struttura potesse effettivamente servire per dei gruppi di giovani, insomma, che potessero avvicinarsi alla montagna attraverso una struttura decisamente al passo coi tempi, non più come quella di 30 anni fa, che però comunque mantenesse il suo scopo iniziale, e poi ovviamente anche per gruppi, stage e quant'altro. Il comune di Bobbio è un comune molto piccolo, che ha però una risorsa ambientale molto grande. Vogliamo però imparare qualcosa, approfittiamo di tutte queste occasioni, perché c'è ancora, credo, molto da fare. Soprattutto credo bisogna cominciare a creare una rete più ampia, a lavorare con i territori, intanto con tutta la valle, perché davvero sarebbe ora che questa valle si organizzasse e cominciasse a fare dei lavori più in collaborazione di promozione generale, e poi con tutti i territori che abbiamo intorno, a cominciare dal Queyras, a cominciare dal grande progetto del MAB UNESCO e così via. Grazie a chi ha creduto in questa realizzazione, che in qualche modo mi ha permesso di vivere un sogno che comunque in un cassetto era, ogni tanto lo tiravamo fuori, l'abbiamo visto con Beppi, l'abbiamo visto con altri presidenti, l'abbiamo visto con Marco, e poi in questo momento, sfruttando forse che ne so, una spinta nuova e una voglia di provare a fare le cose, e anche sfruttando il grosso aiuto economico che è stato dato da parte del CAI centrale, siamo potuti partire su questi lavori e fare questa struttura. I concetti diciamo così su cui si basa questo progetto sono veramente essenziali, e sono due: semplicità, rigore formale. Abbiamo cercato tutto sommato di rispettare l'edificio com'era, perché era una vecchia casermetta, e nello stesso tempo di rifarci alla tradizione. Voleva dire guardarsi intorno, rispettare possibilmente il paesaggio, rispettare i materiali e utilizzarli anche per delle funzioni nuove e magari leggermente diverse. Qui sono stati utilizzati materiali tradizionali in una situazione tradizionale, cercando di fare però ciò che serviva diciamo alle esigenze che erano state espresse sostanzialmente. Non è che abbiamo voluto ricreare un museo, cosa che non è stata fatta assolutamente. La riqualificazione, che si differenzia dal recupero conservativo, è proprio dare una nuova funzione a questi edifici, generando anche una nuova importanza sul territorio, e questo può avvenire solo ed esclusivamente, come è stato detto anche prima, da una forte sinergia tra le parti, quindi ovviamente le amministrazioni, le committenze e i tecnici che devono collaborare alla qualità, quindi alla riuscita di questi progetti. E ovviamente spero che questo possa essere un pretesto e quindi un incentivo per questa strada appunto possa continuare il più lungo possibile. Il turista, quindi il cittadino, che può essere di Torino, di Milano, di Pinerolo, ma anche di molto più lontano, ha un'immagine delle nostre montagne sempre la stessa, cioè un'immagine di posti dove o si va a fare un certo turismo, diciamo, di massa, a immagine anni 60 naturalmente, che ci portiamo dietro, pieno di seconde case, pieno di offerte strampalate, che però di fatto riguardano sempre poche persone, o persone, come dire, con una visione un po' consumistica, ecco, del prodotto, oppure l'immagine opposta ma sempre sbagliata di una montagna museo, cioè una montagna morta, una montagna del passato, una montagna che non ha futuro. Perché non riusciamo a comunicare una montagna, quella che veramente c'è, che è una montagna ricchissima di paesaggi, di culture, straordinariamente varia, ma
quanto di più incredibile si possa immaginare. Pensate solo al successo che ha avuto la Valmaira, che è un microcosmo di questa montagna, dove da anni, ormai tanti anni, tedeschi e olandesi vanno in ogni stagione dell'anno perché trovano tutto quello che vogliono, naturalmente perché trovano anche un'accoglienza adeguata. Ecco, come si fa a scardinare questo meccanismo? Provare a proporre una vera rete di un turismo diverso da quello tradizionale, insomma, da quello dei grandi centri, delle grandi stazioni. Quindi luoghi, proprio luoghi, che sono il contrario dei non luoghi, sapete la definizione di Marc Auger, dove la gente possa venire, essere ospitata, quindi posti dove si possa dormire innanzitutto, perché altrimenti è di nuovo un turismo mordi e fuggi. Possono essere rifugi, possono essere B&B, possono essere agriturismi, possono essere anche alberghi, qualunque cosa, purché ci sia la possibilità di dormire, ma che oltre a quello ci sia qualcuno che si impegna insieme a noi a ospitare, ma anche a introdurre il turista, il visitatore, il viaggiatore, come si dice magari come una parola più bella, dentro la realtà. Quindi che non vada via senza aver capito niente, ma che vada via con un'idea di quello che c'è, che può essere il produttore di formaggi poco vicino, poco lontano, che va conosciuto, va visto nel suo lavoro, che può essere il parco naturale, che può essere l'ecomuseo, che può essere, deve essere l'accompagnatore, la guida alpina che ti porta veramente a vedere i posti e tutte le realtà che in qualche modo fanno rete in questo turismo.